Francesco, posso fare una cosa sulla Sì, scienza? ma vai pure, no, visto che qualcuno No, l'ha ce l'ha evocata. citato Giampaolo, no, la scienza. Cioè, io con la scienza ho sempre un amore, cioè un odio e amore allo stesso tempo, perché la scienza mi rivela chiaramente delle cose. Cioè, la scienza va a descrivere, a scoprire delle cose. Però io, a chi crede nella scienza, vuole fare questo quesito. Una scoperta scientifica, un modo di essere, un modo di rappresentare la scienza nel sistema sociale, non è dato dalla scienza, ma è dato dalla cultura del sistema sociale, cioè il sistema sociale che determina la scienza e non viceversa. Ora, ai tempi di Roma antica, no? Prima dell'avvento del cristianesimo, noi avevamo una delle specializzazioni mediche che è importantissima, era la ginecologia. Cioè, a Roma c'erano decine e decine, Roma e parlo dell'impero in generale, medici ginecologhi. Attenzione, uso proprio medico ginecologo, potrei usare anche i dentisti, ma uso, o gli oculisti, ma uso proprio medico ginecologo perché rispecchia un sistema sociale, cioè un modo di essere, no? Cioè, medici specializzati in ginecologia. Come arriva il cristianesimo, fa spazzare via tutto. Ora, io, siccome tutti i testi di ginecologia sono spariti, cioè quasi tutti gli studi sono spariti, salvo forse pochissime cose, anzi forse nessuno non è rimasta. Non è stato rimasto pochissimo, non è rimasto quasi nulla. E allora, io dico, se questa gente è andata avanti 200-300 anni a studiare ginecologia, no? I problemi della sessualità femminile, chiaramente conosceva una serie di problemi, non sapeva tutto, ma sapeva una serie di cose, aveva studiato, aveva analizzato, aveva descritto una serie di cose e sapeva intervenire, bene o male che fosse, non ha importanza. Sapeva fare una serie di cose. Il cristianesimo spazza via tutto. Ritorna fuori la ginecologia nella seconda metà di questo secolo, no, o con Freud, dopo Freud, insomma, praticamente la ginecologia ritorna adesso, cioè lo studio, la ripresa, l'analisi di questi problemi, la risoluzione di questi problemi fisiologici viene adesso. Ora, io chiedo questo, cos'è la scienza? Quello che c'è adesso o la ginecologia ai tempi dei romani? La scienza è la distruzione della ginecologia o che cos'è? Cioè, quello che avevano i romani era scienza o non era scienza? Per cui io chiedo questo, risolvetemi prima questo quesito e poi parliamo di scienza. Tagliare una pietra per costruire una piramide vuol dire avere le nozioni matematiche, le nozioni scientifiche, l'intento come metterla e come poggiarla, come trasportarla, cosa, cioè occorre un apparato scientifico spaventoso. Rielaborazione tecnica anche. Per cui pensateci un po' che cos'è effettivamente la scienza, meditiamoci un attimino, perché non vorrei che a un certo punto la forma prevali sulla sostanza delle cose, cioè l'uomo è al centro, la scienza non so. No, fate voi. Beh, ecco, io vorrei aggiungere un particolare curioso per quanto riguarda le piramidi, cioè poi vorrei aggiungere qualcosa sulla scienza. Qualcuno ha detto in un libro recentemente, di cui ho letto una recensione, dice fa, le piramidi sono esistite, erano utilizzate, servivano soprattutto per essere dei pozzi. Poi quando si fu persa la capacità dell'agricoltura, ci fu l'introduzione di un principio diverso, anche di amministrazione del territorio, qualcuno pensò benissimo di coprirle e sfruttarle per altre cose, però secondo ad alcuni erano dei giganteschi pozzi che permettevano l'afferramento dell'acqua in zone anche desertiche, la raffinazione e la purificazione dell'acqua. E soltanto dopo sono state fatte coprire con la punta. Infatti questo che ha fatto la ricerca dice, io l'ho fatta per un attimino per smascherare, sbugiardare tutti quanti quei teorici delle piramidi frutto degli extraterrestri. E fa, queste sono state montagne costruite con la forza dell'uomo, per la volontà dell'uomo, al servizio dell'uomo, e non c'è stato nessuna astronave, nessun UFO, nessun marziano, nessun extraterrestre che è venuto ad aiutarli. Erano persone che avevano una necessità di agricoltura, che avevano bisogno dell'acqua, hanno organizzato la loro società in una certa maniera, hanno costruito queste piramidi. E questo è stato fatto per dire che non c'era nulla di particolare, che non c'era nessun intervento extraterrestre e che l'intelligenza apparteneva a quegli uomini che le hanno costruite e che quegli uomini non erano delle scimmie stupide, che hanno avuto bisogno di un extraterrestre che venga lì a istruirli, a educarli, perché loro erano degli incapaci. E questo dimostra chiaramente che l'uomo 2000 anni fa, 3000 anni fa, 5000 anni fa, 10.000 anni fa aveva la capacità di creare delle comunità ampissime, di organizzarle, di strutturarle, e non aveva il bisogno di un extraterrestre che gli insegnasse a comportarsi e ad agire sulla tecnica. Che va in diretta. Pronto? Cedimi. Ah, in diretta. Sì, no, volevo chiedere una cosa.
sulla corrente di pensiero che c'è in radio sull'eterno presente, su certe cose che sicuramente voi seguite. Io seguo, sì. Voi sapete di che si tratta, no? Sì. Vorreste dare un po' un vostro parere su questo, sull'illusione del movimento? Perché mi sembra che prima tu abbia detto qualche cosa che ha fatto riferimento a un certo presente, ma è stato piuttosto vago. Metto giù e poi con calma, perché è molto profondo il suo discorso. Ciao. Senti un attimo, io non ho nessuna voglia di scontrarmi con Franco Guitano. Beh, Franco è un grande amico e abbiamo delle cose che sono leggermente diverse, è una concezione del mondo che è leggermente diversa. Franco vede un po' la vita come eterno presente, non solo lui, però esiste anche tutta una corrente filosofica che parte dalla teosofia e tutti gli altri, che vedono come se il presente fosse sempre stato... fosse fisso, già fissato, e noi non stiamo altro che passare da un quadro a un altro sistematicamente. Cioè, secondo questa teoria, anche se noi esercitiamo la nostra volontà e la nostra determinazione, qualunque cosa noi facciamo è già stata determinata da un soggetto esterno. Io non condivido questo modo di... Claudio, posso fare una cosa? Qualcuno ha avvocato la scienza e ultimamente ho letto appunto un articolo scientifico in cui diceva: e secondo alcuni ricercatori la materia avrebbe la capacità di avere la memoria del passato e del presente. Non abbiamo i mezzi per verificarlo, però sembra che per alcuni scienziati esista questa possibilità. Esiste questa visione, no? Sì, è un'interpretazione che viene data. Filosofica, no? Io non condivido questa. Perché non condivido? Innanzitutto perché per me non esiste un assoluto, che non esiste qualcosa che io non ritenga assoluto, ma non esiste una coscienza di sé che sia assoluta, che sia a priori e superiore alle cose. Perché? Perché per vedere il mondo come eterno presente è necessario vederlo fuori dal mondo. Cioè, per vedere tutti i presenti possibili immaginabili occorre vederli fuori dal mondo. Allora, qualcuno che vede la cosa fuori dal mondo è chiaramente una coscienza assoluta. Sì, poi, Claudio, diciamo una cosa, che dal punto di vista greco assoluto significa sciolto da ogni limite. Esatto. Io avrei difficoltà a pensare che in questa realtà ci sia qualcosa che sia sciolto da ogni limite. Comunque, al di là di questo, occorre vedere le cose dal di fuori. Allora, chi è che è in grado di vedere le cose dal di fuori? È chiaramente un'entità assoluta, una coscienza assoluta. A meno che noi non diciamo che qualcuno può vedere il verme, cioè tutta la pellicola del verme, cioè tutti i quadri del verme, della vita del verme, già prefissata, che è superiore. Ma qualcuno ancora superiore vede la sua vita già prefissata, qualcuno superiore. Cioè, c'è qualcosa che mi stona a me in questa cosa, anzi, qualche cosetta di più. Cioè, io non credo, non accetto questa cosa. Anche perché per dirmi qualcuno che la mia vita è determinata, cioè che la mia vita è sempre un eterno presente, è necessario che venga a rivelarmelo. Cioè, è una rivelazione che mi viene da fuori, insomma. E io ho già spiegato in una conferenza qui in radio che il messaggero qualifica il messaggio. Cioè, se uno mi fa una rivelazione deve spiegarmi perché mi fa sta rivelazione, cioè cosa porta a lui e cosa porta a me questa rivelazione. Cioè, io sono anche abbastanza caustico su queste cose, però questa filosofia dell'eterno presente è una filosofia che è stata sviluppata da teosofia, da tanti ambienti, che è diventata anche importante proprio per l'uscita dal cristianesimo, per l'uscita dalla fissità del cristianesimo. Cioè, io non voglio commentarla più di tanto, però a me mi lascia molto perplesso. E non esiste per me un presente, proprio perché la costruzione della vita, la costruzione della coscienza è un attimo continuo. E proprio il presente è nato dalla morte di una coscienza. Per cui, insomma... Dopodiché, l'assoluto... Che cos'è l'assoluto per il paganesimo, che non abbiamo quasi mai parlato? È difficile che esista un assoluto, perché... Non abbiamo mai parlato, Francesco. Esatto. Siamo un terreno minato. No, c'è un assoluto per il paganesimo. Sì, nel senso... Parlo di assoluto dal punto di vista religioso, nel senso, io dicevo, assoluto significa sciolto da ogni limite, e non esiste nessuna divinità che sia sciolta da un limite, da un condizionamento, da una necessità. E di conseguenza questo qua è da considerare fondamentale. Pronto? Sì, guarda che pronto? Sì, è Gian Paolo ancora. Scusami se ti disturbo ancora.
Ma per me la definizione di assoluto mi convinco sempre di più che è pratesca. Beh, io ti do una risposta di assoluto dopo. Ma comunque quello che intendiamo noi altri, penso che la nostra definizione di assoluto esca proprio dalla religione, cioè di un qualcosa che ti è sopra e che domina tutto. Mentre, come intendi tu, e anch'io mi avvicino a quello che insieme tu dai a me, io do a te, e tutti insieme formiamo un qualcosa che cresce. Però dare una definizione così netta, secca, assoluto, perché a livello scientifico, ma mi sembra che a livello scientifico non la adoperino molto questo vocabolo, sia molto adoperato, mi sembra, no? Assoluto. Mi sembra proprio pretesco, mi sembra un qualcosa che ti sovrasta e ti pesta a un certo punto, in parole povere. Perché io non posso appartenere all'assoluto, ma in maniera molto miserabile, molto, mi spiego, come infinitesimale, come per dire sei una caccola. Comunque adesso ti dimostrerò che tu appartieni all'assoluto. Sì, te lo d'accordo, ma non in maniera becera come te lo fa capire la Chiesa che ti fa. Tu appartieni all'assoluto in maniera becera. Beh, va bene. Adesso te lo dimostro. Bene, allora vuol dire che uno mi dà le bacchettate sopra la testa. Sì, d'accordo. D'accordo. Ciao. Ciao. Ti ringrazio, grazie. Ciao. A tutti. Ciao. No, io volevo fare questa battuta. Cioè, innanzitutto vuoi salvare il sentire delle persone. Se le persone hanno un suo sentire, un loro sentire, hanno il diritto al loro sentire sempre. Anche il cristiano ha il diritto a mettersi in ginocchio davanti al suo Dio. Un po' meno quando lo trasferisce a livello sociale e lo impone ad altri. Per cui il sentire delle persone è sempre sacro. Al di là di questo, però, io voglio fare un discorso sull'assoluto, perché non abbiamo mai parlato dell'assoluto. Sì. No? Però nella religione romana c'è una divinità che secondo me rappresenta un assoluto accettabile, ed è Terminius, cioè è il termine. Sì. Cioè l'assoluto di ogni azione che noi facciamo è portare l'azione a termine. Cioè l'assoluto della vita, della nascita, qual è? La morte. Cioè, sì, il termine lo puoi anche vedere come il termine, cioè come il confine di una cosa. Esatto. Il terminus. Esatto. Il confine della vita, il confine delle trasformazioni, il confine del momento, il fine del momento che stiamo facendo, cioè portare a termine una cosa per iniziare un'altra, dopodiché l'assoluto si sposta, cioè da fine quella cosa al fine dopo. Cioè non esiste un assoluto cui giungere, ma un assoluto che noi giungiamo facendo le nostre cose. Praticamente cos'è l'assoluto? È il nostro divenire, è la nostra trasformazione. Sì. Cioè, io non vedo un assoluto diverso da quello che è l'oggettività esistente. E forse Terminius proprio va a identificare questo come assoluto. Sì, beh, anche a stabilire appunto la definizione delle cose. È chiaro che non è filosofia classica, è questo. Cioè, è anche lì il limite delle cose, esatto. Però. Esatto. È il limite delle cose. Il bordo. Esatto, che si può andare oltre. Sì, esatto, cioè tu passi su per quel termine ed entri in un'altra dimensione. Quando tu passi quel bordo, passi quel termine, c'è un altro termine dopo da raggiungere. Cioè, esistono sempre un terminus da raggiungere, però nel momento stesso in cui tu l'hai raggiunto, terminus si sposta, però tu hai raggiunto un assoluto, cioè hai raggiunto un qualcosa che tu non puoi fare a meno di raggiungere. Se vogliamo, nella filosofia marxiana, che cos'è l'assoluto? È il divenire umano. Cioè, secondo Marx, l'assoluto è l'unica cosa, è il divenire umano per l'uomo, cioè, rispetto a questo, insomma. Sì, beh, d'altronde nessuno può prescindere dalla propria dimensione biologica. No, o da questa dimensione, diciamo, biologica e materiale in cui siamo. Esatto. Ricordiamo un piccolo particolare. Per chi è a Vicenza, Monteberico, dove vedono la Madonna, c'era un tempio al Dio Termine. Esatto. Cioè, di conseguenza sarebbe giusto che i pagani di Vicenza pensassero bene a tirare via la Madonna di Monteberico, metterli in una collina più bassa e ripristinare il culto sul Monteberico del Dio Termine. Credo sia stato Terminus quella volta che i romani dovevano alzare un tempio a Giove e spostarono tutti i templi, tutte le statue, no? Sul Campidoglio. Credo che sia lui, non vorrei sbagliare. Meno che quella di Terminus che si rifiutò di spostarsi dal. E quando hanno fatto il tempio, hanno dovuto costruire il tempio attorno a Terminius e hanno dovuto aprire il tetto perché Terminius è sotto il cielo, cioè non può essere. Credo che sia stato Terminius. Beh, d'altronde basta pensare al Panto e l'apertura verso il cielo. Ciao. Senti, qualcuno di voi due ha parlato di Logos come finale, no? Mi sembra. Sì?
Logos. No, avevo sentito pronunciare la parola logo. No. Forse parlavamo di assoluto, cioè dell'origine della parola assoluto, ma... Mi sembrava di aver sentito logos. No, perché il logos, cioè nel piano, il logos può essere soltanto eventualmente la manifestazione di qualche cosa. Perché cos'è il logos? Viene dal greco parola. Che cos'è la parola? L'espressione fa parte della ragione. È l'espressione fonica di un pensiero, perciò prima del logos c'era qualche altra cosa, no? E in poi questo senso... è anche un attributo del nous. Esatto, no, poi dovrebbe essere approfondito. Ho avuto la sensazione che qualcuno abbia detto velocemente logos. La Bibbia diceva in origine era, era il logos, il logos era presso Dio. Così era una precisazione. Ciao. In effetti stiamo camminando su un terreno molto, molto ambiguo, cioè nel senso che è dato da molte interpretazioni, e l'amico ha parecchi dati che gli furano per la testa, giustamente, con tutte le persone infatti, in ricerca, no? Che è giusto. Sì, il discorso nostro è sempre più vedere le cose del passato, ma anche vedere le cose del presente, cioè noi diciamo che quello che è stato codificato non è un vincolo, certo, non è limitativo, e noi non possiamo permetterci di ripetere sempre le stesse cose, cioè non possiamo fare i testimoni continui della ripetizione della meccanica delle cose. Cioè, noi abbiamo saputo che il paganesimo è stato manifestato, è stato realizzato e viene realizzato. Cioè, il paganesimo è sempre distante da una visione di tipo monoteistico in cui arriva a un certo punto il Messia o il predicatore o il rivelatore o il profeta che dice questa era la volontà di Dio e da quel punto si parte. Il paganesimo non è lineare, cioè non c'è un inizio in cui arriva il Dio, crea il mondo, ti manda il profeta e il mondo deve sempre testimoniare questa verità. Noi diciamo che nel paganesimo c'è ogni uomo è un inizio e di conseguenza ogni uomo deve modificare le cose e ha il diritto di modificare le cose, di conseguenza come cambia il suo modo di essere, di vivere, di percepire, ha il diritto di creare nuove manifestazioni. Perciò noi siamo sempre un attimino scettici sul discorso di dover ripetere, ma gli antichi erano così o facevano così. Noi sappiamo che la nostra costruzione del paganesimo è sempre una cosa continua e dinamica. È peggio, lancio un messaggio al loco che ha telefonato adesso. Quando ho finito la serie delle conferenze, cioè i vari quadri della conferenza, ho finito sto casino che mi sono messo sulla Fiera di Vicenza, che effettivamente era... comincerò il commentario ai oracoli caldaici. E spero di fare a pezzi Porfino, Plotino, Ammonio Sacca, Proclo, Ipazia, no, Ipazia non si tocca. Perché in effetti il commentario Ipazia era platonica. Sì, no, erano tutti neoplatonici. Questo. Ammonio Sacca è quello che ha fondato la scuola praticamente. Plotino è quello che è considerato il... Però io scommetto che facendo, io faccio una battuta. Io ho un testo che sicuramente, ho un articolo sicuramente sui pazzi tu non ce l'hai. Sui pazzi che tu non sicuramente non ce l'hai. È un personaggio molto interessante di Ipazia. Cioè, a parte dal punto di vista poi della letteratura, dal punto di vista che ha avuto più un successo letterario che storico, anche perché c'è rimasta poco, insomma. Ti porterò un articolo che ho recuperato, Gli assorbenti di Ipazia. Gli assorbenti, quando era innamorato di Ipazia, lei gli ha fatto vedere le mestruazioni, è scappato. Insomma. Cioè, in pratica cos'è che gli ha detto Ipazia a sto tizio? Sì, mi son bea, posso piacere, c'era. Ma tieni presente che qui sono anche mestruazioni, cioè... mi so roba viva, sono una roba che pulsa, non sono mica una bistecca. E credo che i cristiani questa cosa la odiassero parecchio. Sì, ma infatti veramente è un classico, perché d'altronde basta pensare all'odio con cui l'hanno uccisa. L'hanno scorticato, gli hanno levato la pelle con le conchiglie. Fate voi, e questo per ordine del vescovo infatti credo che Wojtyla dovrebbe pagarmi anche questa. Infatti è imperdonabile, proprio perché di fronte a una formulazione puramente teorica, perché Ipazia d'altronde era un intellettuale, cioè usando le parole contemporanee. Una filosofa, ma te rendi conto. Ti puoi immaginare cosa rappresentava per la Chiesa, cioè dovesse solo orientare. Sono Francesco da Vicenza. Dimmi. Per me l'assoluto è l'iperrealtà universale e cosmica che ci coinvolge, e di cui facciamo anche parte come pianeta e come sistema solare. Tutto qua.
Ciao. Ciao. Ciao Eternauta. Questo è Eternauta, Francesco. Lui ha una visione tutta sua del mondo. È tutto particolare. Beh, come Eternauta per me c'è solo una lista di fumetti, considero. No, quella... beh, ma lui ha delle visioni tutte particolari, devo prendere per quello... ma è divertente, sì, ma... comunque, in ogni caso, sì, no. Tutta la sua visione. C'è un discorso da fare, cioè nel senso che va bene, può esistere un universo in cui noi siamo, però questo universo può essere, cioè ad esempio, che una galassia sia distante da noi miliardi di anni luce e ha ben poca influenza rispetto a quello che noi siamo su questa Terra, certo. Cioè nel senso che è più vicino a noi la Luna, può essere vicino il mare, può essere più vicino a un albero, insomma di conseguenza dobbiamo sempre valutare quello che ti è più vicino, quello che è più raggiungibile, quello che è più modificabile. Io non posso certamente modificare rapidamente una galassia che si trova a miliardi di anni luce da me. Ma se per, se per non guardare la realtà che ci circonda, pensano addirittura a Dio trascendentale, sì. Ma dimmi, cioè, no. Se uno guarda le stelle e io gli taglio l'albero di fianco, gli cade l'albero sulla testa, cosa è servito a guardare le stelle se non si è accorto dell'albero che gli è caduto sulla testa? Infatti. Allora, sono le ore 16 e 28 minuti. Qui in radio non vedo nessuno che arriva. Io chiudo la cassetta, andrò avanti fino a fine cassetta, poi vi metterò musica e vi metterò su un po' di, non so, qualche iniziativa della radio a sto punto. Sì, bene. Io sono le 16 e 28 e non ho visto arrivare nessuno. Per cui la cassetta ho ancora qualche minuto, sì. Andiamo avanti qualche minuto. Ecco, allora ricordiamo il corso di Vicenza che è importante, allora, così perché visto se gli ascoltatori, oltre che a sentirci per telefono, per radio, vuole conoscerci di persona e fare quattro vuole chiacchiere. Mandarci a quel paese di persona. Esatto. Venire. E poi il lunedì. Allora, vediamo un attimo, cosa ci facciamo a Vicenza? Andiamo alla Fiera del Tempo Libero di Vicenza, dove dentro la Fiera del Tempo Libero di Vicenza c'è la Fiera Libri. Col biglietti che abbiamo lasciato anche qui a Radio Gamma potete entrare in fiera e vedervi tutta la fiera. Noi ci trovate al padiglione D, box 1133, come Claudio Simeoni, e presento, pronto? Volevo chiederti, ma al posto di mettere su la cassetta e robe, e se parlavo di altri dono se meglio, scusami. Chi parla? Sono Massimo. Massimo, mi potrei fare, sì, parlare ancora avanti, ma non sei neanche giusto affaticare gli ascoltatori? No, gli altri, beh, chi che vuole che sia affaticata cambia canale, non sei che sia problema. Chi vuole ascoltare, ascolta, piuttosto sarà tutta la giornata con una cassetta che non... dico, se Mario non viene, dico, vabbè, pazienza. Dovrebbe esserci qualcuno che lo sostituisce comunque, sai. Non parlo più ora. No, comunque più di così non è che possiamo fare. Perché neanche che ho piacere di ascoltarvi, neanche che corriamo in macchina. Grazie. Salve. Ciao, grazie. Ciao. Sì, beh, non possiamo neanche sforare sulla trasmissione degli altri, cioè, la radio ha un palinsesto. Se non abbiamo la delega del titolare della trasmissione non possiamo andargli ad occupare così. Non è neanche giusto. Sì, esatto. Domani, insomma, sì, no. Anche perché chi sta parlando deve anche resistere, sì, cioè esatto. Deve resistere. Stasera alle 19 io sono ancora in radio e alle 19 leggerò ciò che porta a diventare tale nella regione romana e vado avanti fino alle 20. Dopodiché devo tornare a casa, devo buttare sul materiale per la fiera di domani. Pronto? Claudio? Sì? Puoi venire in privato un attimo? Va bene. Sì, allora. Dimmi, dai. E allora voglio ricordare due cosette. Pronto? Allora, ricordo appunto che ci sarà uno stand appunto alla Fiera di Vicenza, a cominciare appunto dal 6 di febbraio fino a domenica, la domenica successiva, cioè dal 6 fino al 14, e l'apertura della fiera è il sabato, la domenica dalle 9:30 alle 20, e poi dal lunedì fino al venerdì dalle 2:30 alle 8. Domenica 7 marzo alle ore 16 al padiglione D della fiera di Vicenza ci sarà anche la conferenza di Claudio Simeoni su ciò che può diventare eterno nella religione romana. Allora, tanto qua è arrivato il presidente e il presidente continuerà lui la trasmissione al posto del Mario. Noi chiudiamo qui la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo, e vi diamo appuntamento in fiera, alla fiera del Tempo Libero di Vicenza, fiera libri. Presentiamo i nostri libri in fotocopia, perché io sono una ditta che fa fotocopie, cioè che ripara fotocopiatori, e i miei prodotti li faccio in fotocopia.
e insieme alle mie fotocopie sono anche i prodotti fatti in fotocopie dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. E vi ricordo che la fiera è aperta sabati e domeniche dalle 9.30 alle 20 e da lunedì a venerdì dalle ore 14.30 alle 20. Domenica tengo una conferenza di presentazione del libro Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Domenica alle ore 16. Domenica 7 marzo. Alle ore 16. Vi ricordo che i biglietti che ho lasciato qui in cooperativa Radiogamma valgono per vedersi la fiera. Cioè, se voi venite qua, vi prendete il biglietto, non è mica necessario che venite da me. Potete andarvi a vedere tutto il resto della fiera. Cioè, sono biglietti gratuiti che abbiamo lasciato ai radioascoltatori Radiogamma qui in cooperativa. Per cui, vedete voi, insomma, io ne ho lasciate una ventina, non so quanti ne siano andati via. Sì, poi io ho tenuto ancora qualche biglietto, casomai ci fosse qualcuno all'ultimo momento che ha necessità di biglietti, faremo il sistema appunto che possa averli, insomma. Sì, a parte il fatto che io non ne ho più. Cioè io ne ho tenuti una decina di riserva proprio per gli amici che arrivano all'ultimo momento a prendermi per il collo. Non ne ho proprio più e me ne hanno dati tanti anche. Cioè credo, non so quanti ne abbiamo dati, più di 100 in giro. Dovrebbe essere di più di 100. Fra inviti e tutto. Sì. Speriamo che le persone accolgano e non lo buttano via, insomma. Quanto costerà? 10.000 lire? 10.000 l'ingresso, adesso 10 o 15.000 lire, insomma. Sì, comunque è abbastanza corposo, Va bene, io vi aspetto in fiera per chi vuole, chi non vuole non venga in fiera. Vi ricordo questa trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Non ho ancora finito la cassetta, ma tanto adesso la chiudo. E vi do appuntamento per le ore 19, dove leggerò Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e qualche altra cosetta. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 19. Vabbè.